Un errore classico in sanità è l'utilizzo dei guanti combinato con le penne per compiere gli atti medici o gli atti amministrativi, ad esempio scrivere referti, compilare un campione, compilare una scheda di un paziente o di un campione di laboratorio. L'errore classico è prendere con i guanti le penne, scrivere sui fogli di carta, contaminare quindi, dopo aver toccato il campione, il guanto e i referti. Successivamente mettere la penna nel camice, quindi contaminare anche il taschino del camice, questo è un errore classico. E a quel punto leviamo il guanto, facciamo tutte le altre cose, continuiamo la nostra attività lavorativa e successivamente, senza il guanto, riandiamo nuovamente a prendere la nostra penna. Questo è un errore classico perché abbiamo contaminato la penna e adesso la stiamo toccando con le mani senza guanti, senza averla disinfettata. Questo è un errore classico, questo problema lo conosco bene in quanto ho lavorato sia a RIA utilizzando materiale radiologico sia in PCR, quindi danni alle procedure di lavoro. La domanda che mi sono posto è come mai il rischio biologico è così sottovalutato rispetto ad esempio a dover utilizzare liquidi e sostanze radioattive come utilizzato nel laboratorio RIA, ma si utilizzano in ospedale in tantissime altre attività. E come mai il rischio biologico è sempre sottovalutato se lo paragoniamo al dover utilizzare, ad esempio, delle procedure di laboratorio che sono un tantino costose? Ad esempio, ci sono dei reagenti che sono veramente tanto costosi e qualunque professionista utilizza queste reazioni chimiche, questi reagenti che hanno costi veramente altissimi perché sono sostanze estremamente pure, sono sostanze estremamente particolari e costose, hanno sempre molta attenzione a utilizzare queste sostanze per non subire giustamente le lavate di testa del loro capo, che a quel punto devono giustificare come mai hanno sprecato, hanno rovinato quel prodotto, quella sostanza chimica, l'hanno contaminata ad esempio. Questa considerazione dell'utilizzo corretto dei guanti, di dover toccare bene le penne, di non contaminare le penne, di non cross-contaminare, prendere la contaminazione da quello che stiamo facendo, dalla nostra operazione medica e portarla sul nostro camice e riportarla su un'altra operazione medica. Questa considerazione la sanno molto bene, ad esempio, medici e infermieri che lavorano in una sala operatoria. Loro sono i primi a confermare che tutto deve essere estremamente pulito e non ci si deve sbagliare a toccare qualcosa che può essere contaminato e poi andare a toccare, ad esempio, una ferita chirurgica che stiamo lavorando sul paziente, contaminando la ferita. Questa è una cosa estremamente semplice da capire, che chi lavora in sala operatoria lo sa bene e lo sa spiegare molto bene agli altri operatori sanitari, ma gli altri operatori sanitari che non hanno avuto la fortuna di lavorare ad esempio in una sala operatoria o non hanno avuto la fortuna come me di lavorare con sostanze radioattive, con la PCR, con sostanze chimiche e estratti proteici estremamente costosi col DNA. Quando lavori col DNA, veramente il rischio di inquinare la lavorazione semplicemente toccandola con le mani, portando l'RNA si sopra dentro la lavorazione, crea veramente un casino enorme e rischi veramente di buttare giornate di lavorazione e tantissimi soldi in reattivi e tutto il resto. C'è una responsabilità professionale sopra enorme quando lavoriamo in laboratorio e quando lavoriamo con queste sostanze e quando lavoriamo sul paziente, ma poi capita di vedere in altri reparti che ci si sbaglia, semplicemente ci si sbaglia, semplicemente affaticati dalla routine. Si prendono ad esempio i campioni, non lo so, quelli che vengono dalla sala prelievi, si prende il campione, si guarda il campione, si legge l'etichetta, si scrive sulla scheda, si carica sul macchinario, poi si tocca il macchinario, la tastiera del macchinario è un posto che trovo spesso sporco e tendo a pulire molto spesso. Queste sono cose che vanno valutate e serve formazione. Per questo chi lavora nell'ambiente extra ospedaliero, ad esempio sulle ambulanze,
è molto lontano da tutti questi concetti, e la scheda esempio del 118 è un classico che venga sporcata o venga toccata con le mani stesse, che poi si tocca il paziente. E questo è veramente schifo, ed è un classico trovare ad esempio la scheda sporca, o si tocca il paziente con i guanti e poi con i guanti si tocca l'ambulanza. In ambiente ex ospedaliero è un classico, che faccio molta fatica ad esempio a insegnare ai colleghi come lavorare in maniera pulita. Lo stesso concetto avviene in ambiente ospedaliero, quando un collega preparato, un medico, un infermiere che ha lavorato in salvatore, deve spiegare ad esempio ad un altro collega il perché deve lavorare in maniera pulita e non deve contaminare in giro le cose. Questi sono argomenti molto importanti che vanno comunque appresi, serve un percorso formativo idoneo e un percorso di crescita professionale. Scrivete sotto nei commenti le vostre impressioni, mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale, grazie.